Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi a questa terza edizione della manifestazione di fine anno voluta dalla dirigenza dell'Omnicomprensivo di Viggianello. Dicevo, terza edizione, la seconda che facciamo fuori dalle aule scolastiche, proprio perché è stato, diciamo, nell'intento di questa dirigenza e di tutto il collegio dei docenti cercare di avvicinare la scuola quanto più possibile al territorio. E quindi per questo quest'anno abbiamo voluto, anche con qualche polemica, ma superabile, perché come diceva qualcuno, solo chi non va non sbaglia, abbiamo voluto che questa manifestazione si tenesse in questa cornice stupenda di uno dei borghi più belli d'Italia. Non vi voglio tediare, passo subito la parola al chiamo qui vicino a me il dirigente scolastico, il professor Nicola Poggitore. Do la parola al professor Marino, responsabile del progetto d'istituto, il quale brevemente lo illustrerà prima di dare inizio poi alla manifestazione con il saluto e alcune considerazioni al nostro dirigente scolastico. Prego, professor. Buonasera a tutti. Ovviamente non voglio rimarcare ancora di più quello che ha detto Franco, avere una scenografia del genere in uno dei borghi più belli, diciamo del Pollino, perché dopo d'Italia va benissimo, ma del Pollino dovrebbe essere il nostro orgoglio. Come si è svolto il progetto? Il progetto oramai sono anni, ma anche da tantissimi anni che cerchiamo di aprire la scuola al territorio. Da circa 3 anni svolgiamo questa manifestazione finale che interessa tutti gli alunni. Ovviamente abbiamo avuto la fortuna di avere come corpo docente due insostituibili persone che hanno permesso che tutto andasse coordinato per bene, perché dopo la parte musicale, la parte della creazione musicale è importante. Perciò io farei un applauso al professor Calvoso, al professor De Cristoforo. Loro di solito sono sempre di poche parole, però apprezzano moltissimo questo affetto che tutta la cittadinanza, i ragazzi e anche tutti noi gli diamo. Ovviamente tutti gli insegnanti, dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, quest'anno per una serie di questioni tecniche non ha potuto partecipare alla scuola secondaria di secondo grado, hanno dato tantissimo affinché questa diventasse l'ultima lezione, chiamiamola così, l'ultima lezione che possa permettere a tutti veramente di andare avanti in una scuola democratica e coinvolgente per tutti. Io credo che queste poche parole possano bastare. Passo la parola al dirigente scolastico, professor Poggitore. Grazie. Grazie, buonasera e benvenuti in quest'angolo suggestivo di uno dei borghi più belli d'Italia, si diceva poc'anzi. E questo borgo, questo angolo suggestivo, chi parla in inglese direbbe la location, ha ispirato il titolo alla manifestazione, che è il titolo anche del nostro progetto, sulle note della tradizione, itinerario musicale a partire dal borgo antico di Viggianello. È un bel titolo, va bene, che sintetizza quello che è stato il progetto realizzato nel corso dell'anno. Desidero ringraziare il signor sindaco che ci raggiungerà tra poco, e l'intera amministrazione comunale, sono sempre vicino alle problematiche della scuola. Ringrazio per la presenza le autorità civili, le autorità militari, vedete, il maresciallo Guzzi, il maresciallo del Corpo Forestale dello Stato, grazie per la presenza così significativa tra di noi. Ringrazio anche Don Francesco, pensate, ha anticipato la messa di mezz'ora per consentire alla comunità di Viggianello di ritrovarsi per questo progetto che vede al centro i vostri bambini, i vostri ragazzi, i vostri giovani, le vostre ragazze. Poi voglio ringraziare anche la preside Luglio, eccola là, presente sempre a ogni manifestazione, molto impegnata nel sociale. Grazie preside, è stata una mia collega e poi anche collega da preside. E voglio ringraziare anche il gruppo di Viggianello Vacanze, sta riprendendo con la telecamera. È importante la funzione di questo gruppo perché consente alle buone pratiche che vengono realizzate nei nostri centri di essere conosciuti nel mondo intero. Poi mi suggeriva Franca anche la protezione civile, il gruppo della protezione civile locale di Rotonda, di Viggianello, e la protezione civile. Grazie a tutti
per collaborare con la vostra presenza alla riuscita di questa bella manifestazione. Io sono al termine del terzo anno della mia reggenza qui a Vigianella. La mia sede è l'ISIS Ruggero di Lauria, un polo di professionale, una scuola molto complessa, ma l'omnicomprensivo è altrettanto complesso. E la mia azione è stata agevolata da maestre, professori, docenti, da un corpo docente professionalmente preparato, molto serio, sensibile alle problematiche giovanili. La mia azione è stata agevolata anche dalla presenza del personale ATA nelle sue articolazioni, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, un assistente tecnico e da collaboratori scolastici molto ma molto responsabili. Io li ringrazio per aiutarmi in questa opera non facile della gestione di due scuole. Se la riforma Renzi dovesse andare in porto e se la riforma Renzi dovesse dare al dirigente di scegliersi la squadra per portare avanti la scuola e il sistema educativo, io e questa squadra che sceglierei. Un applauso a tutti i docenti, a tutto il personale della scuola dell'omnicomprensivo di Vigianella. Però consentitemi un ringraziamento particolare alla persona che sta vicino a me, Franco Petillo. Consentitemi questo ringraziamento perché lo conoscevo, ci siamo incontrati nei convegni. Poi l'ho incontrato mentre lui veniva da Senise, veniva. Abbiamo condiviso con lui questa avventura, condividiamo la stessa impostazione della scuola, la stessa filosofia, per cui diciamo che il suo compito è gravoso perché ha degli impegni che vanno al di là della funzione docente, però aiuta il sistema scolastico dell'omnicomprensivo ad andare avanti. Adesso mi vorrei soffermare soltanto su alcune considerazioni brevissime sulla serata, perché vogliamo dare spazio poi ai ragazzi. Vedete, il percorso è un percorso musicale sulle note della tradizione, ma non si ferma alla musica, è un percorso di natura interdisciplinare, tocca un po' le varie discipline ed è un percorso che è innovativo rispetto alle metodologie, rispetto all'organizzazione del sistema scuola, rispetto anche ai linguaggi. C'è un'altra componente che io ho avuto modo di verificare: i ragazzi attraverso la musica hanno la possibilità di imparare a lavorare in gruppo in maniera corale, superano l'individualismo, accrescono l'autostima in sé. E cari genitori, quante cose sono emerse dal percorso che hanno fatto questi ragazzi, che nel corso delle attività della normale didattica non vengono fuori. Le iniziative previste per questo progetto hanno consentito di scoprire nei ragazzi delle potenzialità che altrimenti sarebbero state inespresse. Il ringraziamento da parte mia a coloro che hanno guidato. Dove sono i professori? Il professore Calvoso, un applauso al professore, e il professore De Cristofo, naturalmente anche al professore Marino e alla professoressa Boccia. Un annuncio adesso, mi avvio alla conclusione: grazie all'attività e al dinamismo, al fervore culturale sotto questo profilo, noi abbiamo candidato la scuola di Vigianella a un corso musicale, al corso musicale che si terrà in orario scolastico. Professor Calvoso, e questa è la dicitura, il corso al corso ad indirizzo musicale, mi ha corretto il professore Calvoso. Un pensiero conclusivo adesso. Vedete, dal borgo antico, non a caso abbiamo scelto questo tema in un momento, in un tempo di globalizzazione. In un tempo di globalizzazione noi abbiamo bisogno di portare con noi, cari ragazzi, ascoltate bene, nel tempo della globalizzazione abbiamo bisogno di portare con noi le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro linguaggio, il nostro dialetto, i nostri modi di vivere, altrimenti saremo sommersi dalla marea del web, saremmo sommersi dalla globalizzazione. Anche per evitare
cari ragazzi e cari signori, l'omologazione. L'omologazione che cosa significa? Pensare tutti allo stesso modo, vestire tutti allo stesso modo, avere tutte le stesse abitudini. E la persona che fine fa? Noi a scuola, oltre a trasmettere conoscenze, abilità, oggi si parla di competenze, abbiamo il compito importante di formare delle persone. Allora alla formazione delle persone contribuisce in maniera significativa la scuola, ma anche tutte le associazioni presenti sul territorio. Stamattina mi ha chiamato una signora di Vigianello, la signora Maddalena Palazzo, mi ha detto di una iniziativa sulla operazione civiltà che è in corso di definizione in questi giorni a Vigianello. Cioè chi ha a cuore il proprio paese deve prendersene cura perché la propria casa, è un discorso di ecologia. Del resto lo stesso Papa Francesco ha detto a chiare lettere: la natura va rispettata, noi la dobbiamo amare, la dobbiamo tutelare, la dobbiamo proteggere. La natura è la casa nostra. E allora la scuola cosa deve fare? Deve aiutare a formare le persone. Una persona non si identifica nella massa, la massa è una sostanza amorfa, noi dobbiamo avere una forma. La scuola vi offre gli strumenti perché queste persone abbiano delle forme, perché voi possiate avere una forma, quegli strumenti che vi consentiranno, cari ragazzi, di essere liberi, di sfuggire a ogni forma di condizionamento, di essere liberi di pensare, di sbagliare, di cadere, di rialzarvi, di coltivare i vostri sogni, di essere liberi di scegliere la libertà. Grazie, buona festa a tutti. Ringraziamo il dirigente scolastico per le parole, da parte mia un grazie particolare a lui per le parole d'affetto che mi ha espresso. Allora, buon divertimento, diamo inizio allo spettacolo.